Sì, l'utilizzo dei materiali ecologici in questo modo è un'idea nuova, mi piace, brave. Una soluzione molto interessante. Allora io direi 30 lode per tutte e due. Grazie. Grazie, professore. Grazie. Stavo pensando, voi sapete che tra poco partirò per New York, dove terrò il seminario sulla tecnologia dei materiali alla Columbia. Pensavo che siccome il seminario verterà anche sull'argomento delle vostre tesi, potreste venire a seguirlo anche voi. Ma possono partecipare anche studenti stranieri? Certo, se sono invitati. Con l'inglese come ve la cavate? Beh, non c'è bene. Male. No, bene. Certo è un'occasione veramente eccezionale, ma quando comincia il seminario? Tra un mese. Perciò fatemi sapere in fretta che cosa avete deciso, così possiamo organizzare tutto, va bene? D'accordo, e grazie ancora, professore. Arrivederci. 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 Caspita, sei grande, grande, con la mano genio! No, sei tu un genio! Pazzesco, che idea, ragazzi! No, ma poi che soddisfazione! Ma sì, ma insomma, poi 30 lode, non aveva nessuno 30 lode, solo lui! Io! Io ritorno a studio. A proposito, avevi l'esame oggi, no? È vero, avevi l'esame, mi è passato di mente. Sì, 30 lode. Brava, bravissima. Complimenti, grazie. Adesso ne manca uno solo e poi alla tesi, finalmente. Già. Molto brava. Bene, io scappo. Papà? Sì? Volevo dirti una cosa. Dimmi. Ecco, io... Il mio professore di tecnologia dei materiali mi ha invitato ad un seminario negli Stati Uniti. Per quanto tempo? 3 mesi. Dovrei partire fra 4 settimane. E voi che dite? Beh, pensavo di chiederti una mano allo studio. Abbiamo un concorso internazionale, potresti essermi utile. Ma come? Se non hai mai voluto che venissi a studio con te fino adesso. Senti, adesso non è il momento. Ne riparliamo, eh? Lo vedi? È sempre così. Perché tu sai già qual è la soluzione migliore? No. Ma vorrei che fosse lei a decidere. Io scappo.